Buonasera dal TG6 e dopo la lunga diretta della nostra emittente che fino alle prime ore di questa mattina ha fatto sulla promozione in Serie A del Pescara, all'inizio non poteva che essere con una copertina intitolata Bentornato Pescara, vediamo. Immagini della festa della città, adesso vediamo tutti i momenti salienti della partita di Trapani nel servizio di Paolo Renzetti. È Serie A strameritata, giustizia è fatta dopo lo scippo dell'anno scorso alla Dall'Ara di Bologna. Dopo una cavalcata incredibile il Pescara dunque è coronato il sogno del ritorno nella massima serie a distanza di 4 anni dalla promozione del Pescara allora allenato da Zdenek Zeman. Dopo il successo per 2-0 all'Adriatico i biancazzurri sono riusciti ad impattare al provinciale per 1-1 e al 91esimo è scoppiata la festa dei tifosi biancazzurri sia al provinciale che in città. Il miracolo di Massimoddo è diventato dunque realtà, ora la festa giusta, calda e appassionata, tra una settimana si inizierà a lavorare e a pensare al futuro e soprattutto al mercato. Si comincia in un clima caldissimo e con un gran tifo sugli spalti, oltre 400 supporters biancazzurri in curva sud. Nel Trapani Cosmi manda in campo una squadra a trazione anteriore con Coronado a centrocampo, ma di fatto a supporto della coppia Citro-Pektovic. Nel Pescara non scherza Massimoddo, che preferisce arretrare Benalì sulla linea dei centrocampisti, mandando in campo Pasquato dall'inizio al fianco di Caprari e a ridosso di Lapadula. Al quarto punizione dell'ex romanista e parata a terra di Nicolas. Sul capovolgimento di fronte Citro, tenuto in gioco da Zampano, ad andarsene in contropiede e a presentarsi solo davanti a Fiorillo. Per lui è un gioco da ragazzi superare il portiere biancazzurro e mettere il pallone in rete con un diagonale. Il Pescara scioccato dal gol dei padroni di casa reagisce e al nono è Caprari a chiamare alla parata a terra Nicolas, che spedisce il pallone poi in calcio d'angolo. I biancazzurri soffrono la pressione e l'agonismo locale con Eramo pericoloso al quarto d'ora con Fiorillo costretto a smanacciare il pallone. Ancora Trapani al 20esimo con una mischia in area pescarese risolta da Fiorillo e compagni. Al 28esimo si rivede pericoloso Citro in area biancazzurra con il pallone che viene poi spedito dai difensori biancazzurri in calcio d'angolo. Il finale di tempo vede poi al 36esimo un'azione colossale per la Padula che scarica in area su Nicolas che salva, porta il risultato. Passa qualche istante ed è Pasquato a mancare un'altra ghiotta opportunità. Al 40esimo il Pescara poi grida il rigore per un tocco con la mano in area del difensore siciliano Scogliamiglio su colpo di testa di Lapadula e con Maresca di Napoli che ben piazzato lascia incredibilmente proseguire facendo imbestialire giocatori e tifosi biancazzurri. Al 43esimo
ventiduesimo si rivede l'11 trapanese con una punizione di poco al lato di Petkovic. L'ultima occasione ancora invece di Marca Pescarese con un pallonetto di Pasquato che manca ancora il bersaglio. Nella ripresa si ricomincia con gli stessi 22 in campo, anche se al quinto Serse Cosmi manda in campo Barilla al posto dell'infortunato Fazio. Arriva il 12° e Valerio Verre con Nicolas fuori dalla porta si inventa un gol pazzesco da 40 metri mettendo il pallone all'incrocio e facendo scoppiare l'esultanza dei tifosi biancazzurri in curva sud. Il Pescara vede la più vicina. Dopo l'1-1 Oddo richiama in panchina Torreira mandando in campo Bruno per dare maggiore sostanza al centrocampo. I siciliani si scoprono e al 20° la Padula lanciato verso Nicolas viene cinturato da Scognamiglio che prende il rosso per fallo da ultimo uomo. I giocatori e i tifosi del Trapani perdono la testa e in campo piovono bottiglie a ripetizione. Dopo qualche minuto di caos la situazione torna, si fa per dire, alla calma con Cosmi che tenta il tutto per tutto mandando in campo Ciaramitaro e Montalto al posto di Eramo e Nizzetto. Il Trapani si rende poi pericoloso al 29° con un tiro al lato proprio del neoentrato Ciaramitaro dal limite, ma le cartucce dei Granata sono esaurite. I ragazzi di Oddo ci credono sempre di più con Caprari che al 35° si divora poi il gol del 2-1, così come accade qualche secondo dopo con un tiro al lato di Benalì. Il finale vede il presumibile assalto confuso dei siciliani, tra l'altro in inferiorità numerica, ma per il Pescara può iniziare la festa giusta e sacrosanta. Dopo 4 anni per il Delfino è di nuovo Serie A. E allora al termine della gara anche le parole del presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Ascoltiamo. Pescara dice grazie a questa società perché ha programmato comunque delle stagioni importanti ed è arrivata la 6ª promozione nel massimo campionato. Il presidente Sebastiani è l'unico presidente nella storia del Pescara che ha vinto per 2 volte il campionato di Serie B. Evidentemente non sono così male. Vabbè, ma questa è una soddisfazione che sicuramente mi riempie di gioia, ma non è quello che conta. Chi si sente di ringraziare? Ma qualcuno? Tutti quelli che hanno lavorato. In particolare qualcuno? Tutti quelli che hanno lavorato insieme a noi in questa stagione, tutti quelli che stanno lavorando con il Pescara, perché non è che il Pescara si ferma qui o ha avuto un successo e poi magari ci si ferma, ci si culla sugli allori. Noi dobbiamo continuare a lavorare e quelli che stanno nel Pescara continuano a farlo. Quindi io ringrazio veramente tutti quanti, dai direttori, dai magazzinieri, tutti quelli che lavorano nel Pescara, perché tutti quanti hanno messo qualcosina. Poi è chiaro, in campo ci vanno i ragazzi, c'è l'allenatore e a loro va il merito maggiore, però senza gruppo, ripeto, senza un gruppo importante, un gruppo di uomini veri non si va da nessuna parte. E a poche ore dalla vittoria e dalla festa della città, la squadra e la dirigenza è stata ricevuta e è stata premiata proprio dal primo cittadino a Palazzo di Città. Vediamo. Da oggi possiamo dire che Marco Alessandrini è un sindaco di Serie A. Esattamente come la città di Pescara che ha conquistato questo obiettivo appena sfiorato lo scorso anno, una traversa all'ultimo minuto, ma poi un anno di costanza, di impegno e di risultati che ci ha fatto superare anche qualche battuta vuota, i 3 punti in 9 giornate, ed eccoci qui, la Serie A diviene un sogno che si avvera, una grande notte, oggi la festa, il saluto, il tributo delle istituzioni e della città ai nostri eroi del calcio. È fuori discussione che il calcio resti il più formidabile strumento per far conoscere le città, le realtà territoriali, per fare marketing del territorio, e quindi questa è una grande opportunità non solo ovviamente per gli appassionati di calcio ma anche per tutto il sistema Abruzzo che dalla Serie A può trarre certamente benefici, e le istituzioni lavoreranno in questa direzione. Massimo Oddo ha dormito questa notte, si è reso conto di quello che è riuscito a fare a Pescara, un pescarese che porta il Pescara in Serie A. Dormire ho dormito poco, siamo andati a cena, abbiamo fatto tardi. Diciamo che ancora non ci si rende conto di quello che si è fatto, probabilmente in questi giorni con tutte queste iniziative che ci saranno ci renderemo conto di quello che di bello abbiamo fatto. Una grande impresa, eppure alla vigilia di questa stagione qualcuno diceva Pescara è arrivato in finale lo scorso anno, quest'anno sarà difficile ripetersi, invece Massimo Oddo è riuscito a ripetere e a riportare il Pescara in finale e a vincere meritatamente questa finalissima. Diceva bene chi pensava questo, perché non è da tutti i giorni fare 2 finali di seguito, soprattutto nell'anno
seguente in cui perdi tanti giocatori, ricostruisci tutto da zero con una squadra giovane, composta da, sì, da talenti, ma che dovevano esplodere. Evidentemente questi talenti o futuri talenti sono esplosi, hanno fatto grandi cose, sono riusciti a portare il Pescara in Serie A, però questo è frutto del lavoro del gruppo, di uno staff intero che ho alle mie spalle e dei ragazzi che hanno sempre dato la loro massima disponibilità. Domani si pensa e si guarda al futuro, Massimo Oddo può rassicurare i tifosi, resterà sulla panchina del Pescara il prossimo anno? Ma ripeto quello che ho detto ieri, abbiamo conquistato questa Serie A sul campo e me la tengo stretta, a patto che il Presidente non mi venda tutti, perché ma io credo che lui è memore degli errori fatti qualche anno fa, quando ti rendi conto poi che, non è, che la Serie A non è la Serie B. Tra i tanti messaggi che hai ricevuto per questa promozione ne vogliamo svelare qualcuno forse particolare o che ti ha fatto più piacere? Ma no, ma i messaggi fanno piacere, quelli di tutti. Certamente fanno piacere da tutte quelle persone che si sono sempre fatte sentire in questi tempi e non so quelli che magari al momento della vittoria ti mandano un complimento. E la festa continua è stata annunciata per domani, la festa per sabato giugno a partire dal pomeriggio con epicentro nella piazza, in Piazza della Repubblica, dove alle ore 21 avverrà il battesimo in Serie A da parte della Lega in diretta Sky. Nel pomeriggio i biancoazzurri gireranno tutta la città in autobus per salutare e ricevere l'abbraccio della cittadinanza. Resterà chiuso per questo motivo Corso Vittorio Emanuele nel tratto che ogni fine settimana diventa pedonale fino alla rotatoria di via Michelangelo. Per accedere ai parcheggi delle aree di risulta si dovrà passare per via Bassani Pavoni. Sarà inoltre vietata la vendita di bibite in bottiglia di vetro e la festa proseguirà tutta la serata anche con i negozianti che coloreranno le proprie vetrine con i colori del delfino. Questa è la festa che la città dedica alla promozione in Serie A del Pescara. Ora chiudiamo la lunga pagina dedicata alla, ovviamente, alla Serie A del Pescara e parliamo di trasporti. C'è stata un'alta adesione questa mattina da parte del personale viaggiante della GTM TU allo sciopero indetto dalla Faisa Cisa. L'ascoltiamo. Sono uno dei firmatari del contratto aziendale. Purtroppo nell'applicazione del contratto, io che ho firmato il contratto, ho riscontrato purtroppo che ci sono dei problemi di applicazione. Il personale è esasperato, la città di Pescara purtroppo stamattina è rimasta a piedi perché il servizio urbano si è fermato quasi nella totalità. Adesso vedremo se la politica e l'azienda è disponibile, altrimenti dovremo andare avanti a continuare a protestare. Abbiamo un'eccedenza di personale nell'amministrativo, per contro la società continua a produrre bandi di selezione per dirigenti, bandi di selezione per interne, per figure amministrative, capi movimento, anche in presenza di un'eccedenza veramente rilevante. Gli amministrativi in esubero devono alzarsi dalla scrivania, essere ricollocati a fare il lavoro utile, servono controlli sui mezzi per l'evasione perché sembra che c'è una grandissima evasione. Ebbene, gli amministrativi possono essere ricollocati per questi lavori, sembra che in officina manca un servizio di segreteria. Ebbene, gli amministrativi possono essere ricollocati in officina. Non è possibile che tutto è carica sul personale viaggiante. Non solo, qui abbiamo problemi seri che minano la sicurezza degli utenti. Abbiamo mezzi che escono con le spie rosse accese. Le mettitrici a bordo continuano a non funzionare e quindi causano evasione. Le palline luminose che dovrebbero indicare quando arriva un pullman non funzionano. C'è un sistema che si chiama Road Scan che dovrebbe memorizzare 15 secondi prima e 15 secondi dopo l'impatto, anche per una tutela legale l'utente. Ebbene, il 40% di questi sistemi non funzionano. La politica si deve muovere, la politica deve entrare in queste strutture a risolvere i problemi, non a stare dietro a una poltrona, a dire che la tua si è fatta e va tutto bene. Non va tutto bene, questa è la realtà. Una tragedia scampata per miracolo, sono salve le quattro persone rimaste coinvolte intorno alle 6 in un incidente in direzione nord dell'autostrada A14. Un tir carico di lamiere ha travolto un'auto ferma in corsia di emergenza per un malore accusato da uno degli occupanti. È stata chiusa l'autostrada nei due tratti con uscita obbligatoria, Vasto Sud e Vasto Nord, per consentire la rimozione del tir. Sull'incidente stanno indagando gli agenti della Polstrada di Vasto Sud coordinati dal comandante Antonio
Antonio Pietroniro. Secondo una prima ricostruzione, l'autista del TIR di Copertino in provincia di Lecce avrebbe perso il controllo del mezzo travolgendo una Volkswagen Tiguan fermata sulla corsia di emergenza. Ora invece parliamo di regione e soprattutto di masterplan. A soli 23 giorni dalla firma del masterplan per l'Abruzzo con il premier Matteo Renzi, la regione ha individuato i soggetti attuatori dei 77 interventi previsti per l'Abruzzo e questa mattina la presentazione degli interventi è stata fatta nel palazzo della provincia di Teramo. Elisa Liuzzo. Oltre 160 milioni di euro per 4 progetti strategici è quanto destina il masterplan della regione a interventi che interesseranno il comune di Teramo. Quello di maggior interesse per l'amministrazione teramana è il recupero dell'ex manicomio, struttura in degrado di proprietà della ASL ma che occupa una porzione importante del centro storico. Il masterplan dell'Abruzzo premia più di tutti e più di tutte la città di Teramo, in particolare l'opera luce faro del manicomio di Teramo, l'opera riguardante lo zoo profilattico, l'opera riguardante il quarto lotto della Teramo Mare, l'opera riguardante anche, se il comune mi darà consenso, la funicolare funivia Teramo Università di Teramo, ma solo se il sindaco mi dice di sì. E poi c'è il potente intervento in Valfino, nella città territorio Valfino, poi sono interventi riguardanti Civitella del Tronto, interventi significativi riguardanti Mosciano, Giulianova. Abbiamo messo in campo un intervento concernente i depuratori e il sistema idrico che non si sono mai visti prima, 33 milioni di euro in corso di appalto attraverso il consorzio che gestisce il ciclo idrico integrato, ma fondi riguardanti anche i depuratori. Ecco, la quantità di investimenti che ha riguardato Teramo è esattamente, come si può dire, da rapporto proporzionalmente inverso rispetto al ruolo che oggi ha la politica della città di Teramo all'interno della giunta regionale. Sembra quasi una eterogenesi dei fini o un'ironia del destino. Quando Teramo perde il suo ruolo politico nella regione, la regione fa tutto quello che serviva a Teramo. E al termine il presidente D'Alfonso ha presentato anche il nuovo presidente del Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga, è stato nominato Tommaso Navarra. A parte le polemiche sulla sua nomina, cosa farà Tommaso Navarra per l'ente parco? I parchi sono veramente ad un punto cruciale. Se hanno un senso lo devono dimostrare adesso, lo devono dimostrare in termini di prospettiva futura. Non perché non lo abbiano o non perché nella storia non l'abbiano acquisito, ma perché adesso con la riduzione dei fondi, con una situazione sociale particolare, naturalmente in assenza di grosse disponibilità bisogna inventarsi qual è il ruolo che per il territorio le serve. Io ritengo che una comunità abbia un senso soltanto se sia in grado di guardare e di conoscere il suo passato. Dobbiamo riprendere il testimone da chi ci ha lasciato, la 394 che è la legge istitutiva parla di economia agrosilvopastorale, dobbiamo ripartire da chi in modo eroico oggi continua a vivere la montagna, a essere presente nella montagna. Bisogna conoscere i territori, bisogna conoscere le persone, bisogna portare tutta la governance, non solo il presidente ma i consigli direttivi, la giunta esecutiva, gli stessi dipendenti a parlare sui territori, a riunirsi sui territori, se necessario a prendere le critiche dai territori, ma legarsi insieme a chi vive il territorio per trovare le giuste soluzioni, senza calarle dall'alto, con estrema umiltà, sapendo che nessuno è portatore di una ricetta, con la capacità di ascolto e con la capacità poi di analisi anche tecnica. Non sarà facile, non sarà facile per nulla. No alla riforma costituzionale. I deputati e i consiglieri regionali di centrodestra ribadiscono la loro ferma contrarietà al referendum in programma il prossimo ottobre. Perché noi diciamo no a questa riforma? Perché una delle tante finte riforme di Renzi. Non sono state chiuse le province, non si chiuderanno le province, non si chiuderà il Senato, si creerà un baraccone che non sarà paralizzato e non sarà efficiente. Perché
tutti i costituzionisti più importanti d'Italia, a cominciare dal presidente emerito della Consulta De Siervo, che un tempo era l'ispiratore del pensiero costituzionale del premier Renzi, ha bollato come non soltanto inefficiente ma addirittura deleteria questa riforma. Si sconvolge il rapporto tra enti locali e regioni con lo Stato centrale, di cui anche giustamente l'ascesa in campo dei consiglieri regionali abruzzesi e degli amministratori locali. Si creerà un tale scombussolamento, un tale sconquasso come quello che è stato fatto con la finta abolizione delle province. E a Teramo la Commissione Affari Generali finisce con un acceso scontro tra maggioranza e opposizione. Vediamo. La seduta Commissione Affari Generali per la discussione della modifica dello statuto relativa ai consiglieri delegati riaccende a Teramo i toni tra maggioranza e opposizione. Si altera così il primo cittadino che, esasperato, invita tutti i presenti a smetterla di strumentalizzare. Facciamo ridere, mi ci metto pure io. Ma davvero voi pensate che la quadratura di una maggioranza si basa su un consigliere delegato? Ma davvero pensate a questo? Ho fatto un'apertura all'opposizione, ho detto bene, visto che la revisione del regolamento è pronta per il 95%, lavoriamo incessantemente a 2-3 giorni a settimana convocando la commissione e entro la fine di luglio, ho dato una scadenza ben precisa, andiamo in consiglio comunale per approvare all'unanimità ovviamente il nuovo regolamento e il nuovo statuto. E sai perché ho sottolineato l'unanimità? Perché oramai sono abituato da questa opposizione al gioco delle tre carte, cioè presentano gli emendamenti, li votano, noi glieli accogliamo e poi quando bisogna fare il provvedimento finale votano no. Noi chiediamo di sederci al tavolino, di rivedere complessivamente il statuto. È un regolamento che è fermo da 5 anni, sono 5 anni che il regolamento comunale è fermo in questa commissione, l'amministrazione non lo ha mai portato per approvarlo in via definitiva e poi ha tentato questa fuga in avanti relativa ai consiglieri delegati, di cui non si era mai parlato in questo consiglio comunale. Se ne è parlato solo ed esclusivamente a seguito del tavolo politico che ha determinato la crisi di questa giunta e quindi sarebbe stata soltanto una appendice alla risoluzione della crisi di questa giunta. Interviene come fosse uno spettatore esterno il consigliere Gianluca Pomante. Appena entrano le telecamere si alterano tutti e hanno tutti qualcosa da dire, mentre la commissione fino a quel momento era stata assolutamente tranquilla. Quindi che il nuovo teatro comunale si sia spostato effettivamente nella sala consiliare è un dato di fatto. Sulle modifiche allo statuto il sindaco ha gli stessi problemi del nostro premier, cioè pretende di modificare una carta importante come lo statuto, il premier la carta costituzionale, senza avere l'unanimità. Chiede l'unanimità, però poi non è disposto al dialogo con la minoranza. Pretende una garanzia sul voto senza però consentirci di discutere. Parliamo di sport ancora e adesso parliamo di Lanciano, perché a 48 ore dall'amara retrocessione della Virtus la famiglia Maia annuncia oggi di essere in un momento di pausa, di riflessione per capire se e come andare avanti nell'attività calcistica. Vediamo. Noi siamo qui per dirvi che ci prendiamo tutte le responsabilità del caso, abbiamo conquistato più di 200 punti credo in Serie B in questi anni, ne abbiamo persi 4 e per colpa di questi 4 purtroppo perdiamo la categoria. Ogni volta che c'è stato da fare qualcosa, dai 7 punti di penalizzazione abbiamo fatto tutto quello che potevamo per recuperarne e ne abbiamo recuperati contro il mondo, ne abbiamo recuperati 3. Perché sapevamo quali erano le nostre colpe e dove erano i nostri demeriti, e oltre quello non volevamo pagare. E per fortuna la giustizia sportiva ci ha dato ragione. Bisogna trovare la forza, no? Bisogna trovare la forza di capire. Io credo che dopo 8 anni abbiamo, credo, il diritto di riflettere, di parlare con le nostre rispettive famiglie, perché questa squadra ci ha dato tanto ma ci ha tolto di più. A livello sotto tutti i punti di vista. Bisogna, come hai detto tu Henry, metabolizzare, perché si parla di programmazione, ma le programmazioni l'abbiamo fatta in una certa categoria. Quindi bisogna capire tante cose, perché se si deve ripartire si deve capire anche come si riparte.
In che maniera si riparte? Adesso i miei sentimenti sono due. Uno è quello di ripartire forte, subito, per tornarci subito. L'altro è quello di mandare tutti a cagare. Quindi devo trovare la sfumatura giusta insieme a loro, insieme a Valentina, insieme a mia moglie, insieme ai miei figli, insieme a mio padre, insieme a mia mamma. Perché ce ne siamo prese tante e dobbiamo capire, senza dare la colpa a nessuno, perché non è colpa di nessuno, è soltanto questioni personali, capire quello che vogliamo fare, perché ha delle responsabilità grandi, ci sono degli impegni presi, ci sono degli impegni morali e lavorativi presi con le persone che lavorano qua dentro. Ora scendiamo in Serie D, parliamo di Chieti, in attesa di sciogliere il nodo allenatore per iniziare a costruire la squadra dell'anno prossimo. Il patron Giorgio Pomponi, il neo direttore generale Riccardo Canuti allontanano le voci di problematiche economiche e annunciano il rinnovo di una partnership anche per la stagione che verrà, vediamo. Neo direttore generale Riccardo Canuti, insomma, pronto per questa nuova esperienza a fianco di Giorgio Pomponi? Prontissimo, perché è un'esperienza affascinante, stimolante. Stiamo lavorando, come ha detto Giorgio, da diversi giorni, parecchie ore al giorno, per cercare di individuare gli elementi giusti e le persone giuste. Un anno in più di esperienza è servito tantissimo, perché abbiamo capito tante cose, anche i nostri errori, perché ne abbiamo commessi, altrimenti non sarebbero andate le cose in questo modo. Però poi alla fine, tutto sommato, dovendo fare un bilancio consuntivo, considerato come era Chieti Calcio un anno fa, a rischio iscrizione al campionato di terza categoria, e finire un campionato a ridosso dei playoff, secondo me non è neanche stato fatto un pessimo lavoro. Si poteva fare meglio, quello senz'altro, però neanche tutto da buttare, tutto da scartare. Non credo che sia il caso di dover creare dei casi, montare dei casi. Io l'unica cosa che ha detto lui, ci tengo a dire, non verrà più accettato da parte di nessuno, chiunque esso sia, che possa essere la carta stampata, radio, televisioni o anche social network, che vengano fatti degli attacchi infondati, completamente privi di fondamento, attacchi falsi, attacchi gratuiti, attacchi diretti solo a screditare delle persone che lavorano tante ore al giorno, quello no. Oggi è stato fatto, i numerosi impegni che abbiamo avuto oggi è stata fatta un'altra cosa importantissima, che Luca Tosta ha rinnovato il suo impegno nei confronti della Chieti Calcio, e faccio i miei più grandi auguri a tutta quanta l'industria Tosta, perché ha raggiunto un obiettivo importantissimo, è quella che aggiudicatari vincitori della ruota di New York, per cui prossimo all'inaugurazione. Lo ringrazio pubblicamente per il supporto che ci dà, e settimana prossima avremo un incontro importante da lui fatto direttamente in azienda da lui. Questo vorrei dirlo tranquillamente, serenamente, qui si sta a lavorare, noi guardiamo al futuro, a voi piace parlare del passato, il passato è passato, il passato poi mi rende ancora più vecchio, perciò guardiamo al futuro serenamente e seriamente. Buona estate a tutti quanti, nel frattempo noi a Roma continuiamo a lavorare comunque. Domani e domenica appuntamento a Montorio per il primo torneo di calcio giovanile dedicato ad Antonio Di Innocenzo. Il torneo arriva alla terza edizione, quest'anno verrà dedicata al nostro Antonio Di Innocenzo, scomparso poco tempo fa. Il torneo si svolgerà l'11 e 12, vedrà la partecipazione all'incirca di 50 squadre giovanili, maschili e femminili. E all'incirca saranno circa 600 atleti che si daranno battaglia al Pigliacelli di Montorio al Vomano. Nella due giorni ci sarà la possibilità di stare al campo, mangiare, ci sarà musica, ci sarà un po' di folklore, quindi oltre al calcio ci sarà altro che aggregherà chi vorrà venire a vederci. Siamo contenti di aver dato vita per il terzo anno consecutivo a questa manifestazione giovanile, che poi abbiamo intitolato al nostro grande amico che ha lasciato un grosso vuoto nel nostro cuore, che è il mister Antonio Di Innocenzo. E proprio grazie a lui e soprattutto ai suoi consigli noi ci siamo riuniti già a settembre con tutte le due società di cui io rappresento la Montaurei, e abbiamo fatto una programmazione di tutti gli eventi, e non solo degli eventi, anche di tutta la stagione sportiva 2015-2016 delle due società, creando anche dei progetti futuri molto interessanti. Sicuramente da questa manifestazione
dobbiamo tanto imparare, ancora continuiamo a imparare dai bambini, perché i bambini, al contrario degli adulti, ci insegnano che cosa significa sociale e soprattutto che cosa significa divertirsi. Per concludere la serata, il parroco di Leognano, Don Matteo, ha organizzato un quadrangolare dove noi parteciperemo come dirigenti genitori delle scuole, insieme all'amministrazione comunale, alla parrocchia di Leognano e al Scuola Calcio Montori 88. Il TG6 finisce qui, grazie per essere stati con noi.